Le porte del nuovo mondo hanno cominciato ad aprirsi, di Monique Mathieu, 11 novembre 2024. Fratelli della Terra, è sempre con molta gioia che veniamo da voi. Sicuramente vi state ponendo mille domande, ed è normale nella vostra condizione, perché avete realmente uno sguardo limitato di voi stessi. Di voi stessi vedete solamente ciò che i vostri occhi vi mostrano, ciò che il vostro corpo vi fa sentire, ma siete ben più di questo. Voi siete veramente esseri meravigliosi. Possiamo dirlo anche per coloro che ci ascoltano o che ci leggono. Tuttavia, dovete comprendere questo, che è molto importante. Non importa chi eravate prima. Dal momento in cui avete scelto l'incarnazione, vi siete sporcati. Questo cosa significa? Nel momento in cui siete nati nella terza dimensione, avete preso le sue vibrazioni. E la vibrazione peggiore della terza dimensione è la paura. La paura ha nascosto molte cose di voi, quindi non vedete la vita com'è veramente a causa della vibrazione della paura che avete, automaticamente, subito, prendendo una forma umana. Questa vibrazione di paura è costantemente dentro di voi. Non la riconoscete necessariamente perché si nasconde sotto mille aspetti e dovete costantemente decodificare questa paura. Questa vibrazione, che noi definiamo vibrazione della paura, causa molti problemi nel vostro corpo. Perciò avete problemi emotivi, di rifiuto, di non accettazione di ciò che voi siete. Tutto ciò che riguarda la terza dimensione ora è passato. Adesso dovete veramente proseguire dritto davanti a voi, verso la nuova dimensione che vi sta aprendo le braccia. Davanti a voi c'è una bellissima strada. Due grandi porte hanno veramente iniziato ad aprirsi e voi cominciate a percepire la luce, specialmente le vibrazioni che si trovano dietro a queste porte. Mi dicono, parlando di ciò che si dice in questo periodo, voi non state andando verso un nuovo ordine mondiale, state andando verso un'altra civiltà, un altro modo di concepire la vita, un altro modo di concepire voi stessi nella vita. Quindi, cosa bisogna fare per lavorare, sradicare, per trasformare in luce i lati d'ombra? Voi sapete come fare, fatelo. Ciò che sarà utile per voi non saranno solo le affermazioni, ma il fatto di vedervi sempre in perfetta salute e di non preoccuparvi più per tutto ciò che dovete purificare in voi stessi, perché automaticamente la luce che emana da voi illuminerà sempre più i lati d'ombra che non vi disturberanno più. Molti di voi hanno già messo un piede nella quinta dimensione e l'altro è nella terza, ma nell'incarnazione questo è normale. Comunque, le vibrazioni attuali vi proietteranno sempre più verso una nuova dimensione di voi stessi e mentre vi illuminerete sempre di più con la vostra evoluzione, con le vostre vibrazioni che sono sempre più elevate, illuminerete le vostre parti in ombra, anche inconsapevolmente. Tutta la luce che emana da voi trasformerà le parti oscure che desiderate tanto eliminare. Bisogna comprendere anche questo. Evitate i sensi di colpa per il fatto di sentirvi ancora imperfetti, perché avete ancora giudizi, dubbi, paure, eccetera. Tutto questo, come vi abbiamo già spiegato, emana semplicemente da quella parte di voi che si trova ancora nella terza dimensione. Dovete accettare tutto ciò che siete, cercando giorno dopo giorno di modificare i vostri comportamenti, di modificare pian piano i vostri pensieri, ma soprattutto dovete amare voi stessi.
L'amore che avrete per voi stessi compirà miracoli su quelle parti di voi che non sono totalmente illuminate. Più andate nella direzione che vi abbiamo appena menzionato, vale a dire nell'amore per voi stessi, nella positività, nella fiducia, nella fede, nell'equilibrio, nella bellezza e ovviamente nell'amore, più avanzerete su questa strada, meno sarete infastiditi da tutto ciò che è ancora nella terza dimensione. Inoltre avanzerete a gran velocità. È molto, molto più facile di quanto pensiate. Anche coloro che hanno avuto problemi di salute, anche coloro che non sono ancora del tutto consapevoli di amare e di proteggere il loro corpo, tutti voi, come tutti coloro che ci ascoltano, avanzerete con notevole rapidità, ma per questo è necessario che lo vogliate. Non dovete bloccarvi in voi stessi, bloccandovi dicendo «Non riuscirò mai, sono ancora nella critica, sono ancora nella paura». In definitiva, queste vibrazioni non vi appartengono più. Anche se appartengono a una piccola parte di voi stessi, in realtà non vi appartengono più. Quindi ignorate i vostri angoli oscuri e illuminate il più possibile tutto ciò che siete. Illuminate voi stessi. Riempitevi di amore e luce. Principalmente voi siete amore e luce. Ascoltate bene. Principalmente voi siete amore e luce. Se vi abbiamo dato insegnamenti per così tanti anni terrestri, non è per sottomettervi a quello che vi abbiamo insegnato, ma per aprirvi le porte affinché possiate prendere il volo, affinché possiate camminare in equilibrio su questo sentiero di luce. Fate tutto il possibile per migliorare ciò che siete senza esagerare. Ma soprattutto non giudicatevi. Ognuno sperimenta la trasformazione a modo suo, con tempi più o meno lunghi. Siete tutti molto diversi. La mutazione si realizza in modi molto diversi da una persona all'altra e vi spieghiamo il perché. Tutti voi provenite da altri luoghi, da mondi diversi. E in questi mondi l'evoluzione non è necessariamente uguale alla vostra. Mi dicono. Tuttavia, molti di voi, molti di coloro che sono su questo cammino, provengono dalle Pleiadi. In questo momento si sono incarnati molti pleiadiani, per ragioni che magari spiegheremo più avanti, ma diremo solo che una delle ragioni è che molti pleiadiani di alcuni pianeti, non di tutti i sistemi solari e di tutti i pianeti delle Pleiadi, hanno vissuto varie incarnazioni sul pianeta Terra e hanno contribuito molto alla sua evoluzione, sia spirituale che sociale, e hanno partecipato all'evoluzione delle società. Vedo un'immagine. Mi mostrano come se tutto andasse in frantumi. Il mondo è ancora molto cupo, la luce oscura e la luce non sono ancora in equilibrio. Per il momento la luce illumina sempre di più, ma la luce oscura sta prendendo un potere ancora più forte, quello della disperazione. Ascoltate queste parole, il potere della disperazione. Per ora tutto è ancora in movimento. Vi sono molti angoli oscuri sul vostro pianeta, ma all'improvviso vedo la stessa immagine in modo diverso. È come se vi fosse una specie di esplosione di luce che non solo armonizzerà il mondo, ma che cambierà tutto. Mi dicono, chi vi piaccia o no, colui che si chiama Trump non ha alcuna importanza. Questo uomo ha ricevuto l'incarico di ristabilire l'ordine dove non c'è stato altro che disordine. Vi diciamo comunque questo. Gli uomini sono molto vulnerabili. Anche se attualmente molte cose si stanno mettendo a posto, può esserci una vulnerabilità, soprattutto per la pressione sulle famiglie,
che tolgono un po' di slancio a coloro che vogliono davvero trasformare il mondo. Ci sono due poteri che si stanno affrontando attraverso gli esseri umani, due modi di concepire la vita che si affrontano attraverso gli umani. Uno è causato da tutta l'oscurità del mondo e l'altro da tutta la luce del mondo. Dovrete comunque aspettarvi ancora qualche difficoltà. Non bisogna credere che tutto si svolgerà in modo pacifico e sereno. Noi stiamo facendo tutto il possibile per farlo, ma non sarà proprio come abbiamo previsto, come vorremmo, perché l'unica cosa che non possiamo prevedere è il comportamento finale di questa luce oscura che ha ancora un gran potere su tutto il mondo. E ripetiamo, su tutto il mondo. Lo potete chiamare stato profondo, non importa il nome. Coloro che tirano i fili di tutto questo dominano su tutto il pianeta. Per questo motivo si sono aperte delle porte con gli Stati Uniti, che hanno una certa aura sul mondo intero. Avrebbero potuto fare del mondo un mondo di pace e serenità, ma si sono lasciati infiltrare, a poco, da forze totalmente oscure e non se ne sono accorti. Questo paese è ancora connesso, ma invece di amare veramente Dio e di fare tutto il possibile per connettersi sempre di più a Lui, molti hanno adorato il vitello d'oro. Il vitello d'oro ha prevalso in molti periodi della vostra civiltà e attualmente è al culmine del suo potere. Affascina e impedisce che gli esseri umani siano semplicemente umani. Noi stiamo lavorando enormemente. Abbiamo inviato delle squadre in tutto il pianeta Terra, in Russia, in Cina, in India, in Africa e in tutte le parti del mondo. Abbiamo inviato delle squadre che volontariamente hanno preso forma umana per un certo periodo di tempo. Tutti quanti, ogni 3-4 mesi, sono costretti a tornare sulle nostre navi per rigenerarsi, perché le attuali vibrazioni del pianeta Terra sono eccessivamente pesanti. Ma non possiamo fare altro che delegare tutti questi esseri a venire ad aiutare l'umanità. Come possiamo aiutare l'umanità? Diciamo ancora una volta che non abbiamo il diritto di ingerenza visibile. Non abbiamo il diritto di dare armi a uno o di dare qualche capacità ad un altro per distruggersi. Ma ciò che dobbiamo fare, ciò che vengono a fare questi gruppi, è ispirare la pace. Questi gruppi hanno il compito di ispirare gli esseri umani affinché si volgano sempre di più verso la pace e affinché le loro coscienze si sveglino, affinché vedano molto più chiaramente ciò che riguarda i governi e affinché reagiscano. Mi dicono: non bisogna dimenticare che non esistono solo onde a bassa frequenza, e non solo le onde, che hanno imprigionato totalmente gli esseri umani in modo che non avessero più nessuna reazione in merito a tutte le manipolazioni e rispetto a questa schiavitù. Ma queste onde sono sempre più compensate da altre onde. Me le mostrano molto leggere, molto sottili. Altre onde che in un certo modo assorbono, integrano e distruggono tutte le onde a bassa frequenza. Sono molto più che onde a bassa frequenza, sono onde le cui frequenze sono totalmente diverse dalle altre onde che manipolano gli esseri umani. Queste onde, provenienti da tecnologie non umane, possono essere contrastate dal potere dei vostri fratelli, che vengono ad aiutare il ripristino del mondo. Queste onde diventano inefficaci grazie al loro potere. Dovete capire che non daremo armi a un paese rispetto ad un altro, non daremo tecnologie superiori. Verranno semplicemente date ispirazioni e nuove onde sia in sé, in sogno, che durante la giornata, e i paesi saranno molto ricettivi alle nuove onde, anche a certe nostre forme pensiero, se possiamo esprimerci così,
E a quel punto l'umanità pian piano si sveglierà. Si sveglierà sempre di più. E quando capirà quanto sia stata messa in schiavitù e quanto sia stata manipolata, essa stessa affronterà i suoi governanti e li farà sparire dalla scena politica e anche da quella economica. La forza del popolo è mille volte più grande del potere delle grandi finanze. Il potere del popolo è immenso, e se il popolo iniziasse realmente ad unirsi, nel mondo regnerebbe la pace nel giro di pochi giorni. Ma ciò che ha mantenuto i popoli in schiavitù sono tutte le paure che vengono generate e continuano ancora e ancora. Vi saranno ancora molte persone che non vorranno sentire che il mondo sta cambiando, e tutto questo a causa di certezze, paure, di una coscienza diversa e talvolta alterata. Ma che queste persone l'accettino oppure no, possiamo assicurarvi che le porte del nuovo mondo si stanno aprendo e si apriranno sempre di più per ricevervi. È necessario che lo capiate. Il prossimo anno sarà l'anno più importante che l'umanità abbia mai vissuto prima della transizione, prima del grande salto quantico. Spetta a voi prepararvi, e tutto ciò che farete vi preparerà a gestire le vostre paure, a gestire le vostre ansie, a liberarvi dalla prigionia delle vibrazioni di terza dimensione. La vita è straordinaria e l'evoluzione è ancora più straordinaria. Vi è stata data l'opportunità di poter sperimentare certi eventi, il cambiamento totale delle vibrazioni, il cambiamento totale della civiltà. Se le nostre squadre a terra, con voi, riescono a fare quello che abbiamo programmato, quello che è stato programmato dall'alto, sarà molto probabile che, molto prima di quanto pensiate, cambierete totalmente civiltà. Quindi mi dicono, la gente comincia ad aprirsi e a comprendere. Ci saranno ancora elementi nocivi in tutto ciò che viene aggiunto al vostro cibo, ma a poco tutti gli esseri malvagi, in tutti gli ambiti, saranno rimossi e sostituiti da persone di pace, da persone che desiderano davvero il bene dei loro fratelli. Tutti coloro che operano per l'ombra saranno allontanati o annientati da loro stessi, perché noi non abbiamo né il diritto né la capacità di annientare gli esseri che non vogliono andare verso la luce. Questo sarebbe andare contro le leggi universali dell'amore. Possiamo fare una cosa, cercare di svegliarli. E se non vogliono essere svegliati, sarà nella vibrazione che si distruggeranno. Una vibrazione che loro non accetteranno di integrare. Ora vi lasciamo. Vi offriamo tutto il nostro amore. In alto i cuori. Continuate ad avanzare. Voce Marina.